Allora, stiamo per commentare questo primo dato inerente alle elezioni amministrative a Cerignola. Avremo tutta una serie di ospiti nel corso di questa nostra mattinata. Stiamo per metterci in contatto con Rosario Spione che nella precedente legislatura era uno degli assessori della giunta dell'ex sindaco Antonio Giannatempo. Come sentite, stiamo cercando di rintracciarlo in diretta. Eccoci qui, dovremmo averlo in linea se la regia me lo conferma. Rosario Spione, sei in linea? Ciao, ciao, sì. Sì, allora Rosario Spione, ex assessore della giunta Giannatempo, benvenuto al nostro telegiornale speciale News. Dunque, come lei già saprà, sicuramente il dato ci dice che Tommaso Sgarro del centro-sinistra e Franco Metta della Cicogna andranno al ballottaggio tra 2 settimane. Come lo valuta questo voto al primo turno, Spione? Ma io ho la previsione l'ho fatta immediatamente appena ho saputo i candidati sindaci. Ero convintissimo che che si sarebbe arrivato al ballottaggio perché i dati scientificamente non consentivano a nessuno di raggiungere il 50% più uno delle preferenze per il primo turno alla carica di sindaco. Per cui ero sicuro che si arrivasse al ballottaggio e i nomi sui quali avevo indirizzato le mie previsioni erano proprio Sgarro e Metta, che in pratica erano coloro i quali potevano polarizzare su di sé i consensi, diciamo, i maggiori consensi dei cittadini. Tra l'altro sappiamo che sicuramente forse il più penalizzato è il centrodestra perché con Paolo Vitullo ha ottenuto un 17,8, forse questa percentuale è sicuramente in linea con la situazione del centrodestra che è stato dato in pratica a pezzi durante tutta la campagna elettorale e non solo. Questo sicuramente. Io ero convinto che la gestione delle cose comunali, della macchina amministrativa comunale, ha prodotto diciamo, un discreto, non di scarso, ma un discreto risultato, viste le disponibilità economico-finanziarie del comune in funzione strettamente erariale. Poi non ha certamente aiutato la diatriba interna che si è creata per la nomina del candidato sindaco, per cui questo ha molto danneggiato, ha notevolmente danneggiato quelle che devono essere le aspirazioni di chi si è apprestato ad affrontare una campagna elettorale molto ostica e molto difficile dal punto di vista proprio logistico, perché anche a livello nazionale le cose non avevano lo stesso trend, Certo. erano diciamo, indirizzate nella stessa maniera con la diatriba tra bottone e fitto. Senta Spione, Per un'ultima cui domanda, prima di lasciarla, ovviamente io la ringrazio già anticipatamente per la sì. disponibilità, per la sua presenza a questa edizione del nostro telegiornale. Naturalmente avremo tanti altri ospiti nel corso di questa lunga giornata che si preannuncia abbastanza intensa. So che è prematuro a chiederlo, ma a questo punto, cosa potrebbe succedere tra 2 settimane a suo giudizio? Ma io diciamo che ho sempre detto che Cerignola sicuramente ha una naturale indole di sinistra, naturale. Poi certamente non ha aiutato il modo di gestire questi 5 anni di campagna elettorale, perché il candidato sindaco della Cicogna ha fatto 5 anni di campagna elettorale. E poi campagna elettorale all'insegna dell'insulto, all'insegna della
della costante, diciamo, individuazione di responsabilità e di colpe che non esistevano da parte di nessuno, ma che lui attribuiva di volta in volta ad ognuna delle sue vittime. Per cui, in pratica, la sua campagna elettorale sicuramente non aiuterà nessuno a far convergere su di lui il consenso elettorale al ballottaggio. Per cui io, ripeto, dal mio semplice punto di vista, perché io adesso già da 2 mesi e mezzo sono fuori da qualunque tipo di competizione, perché mi sono tirato fuori da qualunque tipo di competizione, però ritengo che possa, anche perché 10 punti sono difficili il gap di 10 punti tra Certo. un candidato sindaco e l'altro è troppo distante. Poi è tutto possibile, però credo che vinca sì, quasi certamente il candidato sindaco di centro-sinistra Sgarro, anche perché oggi comunque diciamo, abbiamo visto che dare fiducia a candidati di giovane età è una, diciamo, una prerogativa, una Certo. peculiarità nazionale, visto il fatto che abbiamo un premier di 38 anni. Certo. Sicuramente questa può essere anche un'addizionale in più Sì, per forse una, sì, sindaco. evidentemente forse una risata in queste ore ci vuole certamente dopo una Sì. notte non facilissima. Allora, Spione, io naturalmente la ringrazio per questa intervista per il nostro telegiornale, naturalmente noi ne avremo altre, la ringraziamo soprattutto, Ma io ringrazio lei per l'amicizia e per la stima che abbiamo. Certo, sono disponibilissimo anche per il futuro, ossia posso essere tranquillamente contattato e eventualmente dare la mia modesta opinione su Perfetto, tutto quanto. grazie Spione, in bocca al lupo, buona giornata! Appunto, la saluto, la saluto.